professori, buongiorno, i pubblici misteri in persona della dottoressa Boccassini e del dottor San Germano. Sono presenti i testi della difesa, sì, di oggi? Sono stati citati tutti e 10, per ora ce ne sono presenti 9. Ecco, manca... Che non siete riusciti a rintracciare? Salvo che eventualmente la procura non dia il consenso all'acquisizione del panno. Magari ne parleremo poi, intanto sentiamo... Da chi volete iniziare? Noi vorremmo iniziare con una dichiarazione spontanea, se possibile, del dottor Berlusconi. Ma certo. Sono dichiarazioni spontanee, prevedete un tempo contenuto? Sì, o sono... Sì. Va bene. Prego, se l'imputato si vuole accomodare, lo preferisce farlo dove si trova, come ritiene. Deve parlare al microfono, per piacere, perché viene registrato. Molte grazie. Può anche stare seduto, se preferisce. Signor Presidente, signore del Collegio. Come sapete, questo processo si basa su due punti fondamentali. La mia telefonata della notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 alla Questura di Milano e i miei rapporti con Karim El Marouk, detta Ruby. In realtà, l'erroneo e pretestuoso filo conduttore di entrambi i capi di imputazione è rappresentante dalle serate che si sono svolti nella mia casa di Arco. Mi scusi, la interrompiamo perché non si sente molto bene. Forse è meglio se lei si siede, perché sennò viene anche mal di schiena a furia di stare curvo sul microfono. Presidente, vuole che ripeta allora, se non ha sentito bene? No, proceda pure. Si sente sempre poco? Alziamo il microfono. Prego. Come sapete, questo processo si basa su due punti fondamentali. La mia telefonata della notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 alla Questura di Milano e i miei rapporti con Karima El Marouk, detta Ruby. In realtà l'erroneo e pretestuoso filo conduttore di entrambi i capi di imputazione è rappresentato dalle serate che si sono svolte nella mia casa di Arco. Secondo l'accusa, avrei telefonato in questura per evitare che si conoscesse il contenuto di queste serate. Cominciamo quindi dalle serate. Si è molto favoleggiato ed ironizzato su queste serate con evidenti intenti diffamatori e con una intrusione nella vita privata di un cittadino che davvero non ha precedenti. Voi ascolterete i testimoni e comprenderete qual è davvero la realtà. Le cene si svolgevano in una grande sala da pranzo, un grande tavolo accoglieva tutti gli ospiti insieme, io al centro della tavola monopolizzavo la conversazione parlando di politica, di sport, di calcio, di cinema, di televisione, di gossip e mi divertivo a confezionare battute e cantando a richiesta le canzoni del mio repertorio giovanile e quelle scritte da me in collaborazione con Mariano Apicella. Apicella si esibiva nel suo fantastico repertorio di canzoni napoletane, così come il maestro Danino Mariani, che suonava e cantava quasi sempre accompagnato dalla moglie, anch'essa cantante professionista. Di volta in volta intervenivano alle cene altri cantanti ed altri strumentisti. Dopo la cena, alcune volte i miei ospiti...
Interrompiamo ancora, ma sta leggendo, nel senso che ha scritto una memoria? O sono semplicemente... La dichiarazione, essendo una materia abbastanza importante... Ma se lei ritiene, noi possiamo acquisirla. Sì, perché dare lettura è poco utile, nel senso che forse, trattandosi di uno scritto, è più agevole per noi acquisirla come proveniente dall'imputato. Se vuole fare un riassunto, ma illustrarla è un conto, ma dare proprio lettura di uno scritto, a quel punto possiamo acquisirlo. Come il tribunale ti ritiene, però veda, quando diretto interessato ritiene di fare delle spontanee dichiarazioni e poi segue dei propri appunti, può seguire pedissequamente, può integrare, può fare come meglio crede. Quindi se il tribunale ritiene di non essere interessato di ascoltare questa prospettazione del dottor Berlusconi, ne prendiamo atto e depositiamo e chiudiamo qui. Se invece lo si lascia continuare anche seguendo un filo logico degli appunti, continuiamo. Se sono degli appunti, avvocato Ghedini, benvenga, è anzi autorizzato a seguire una traccia, ci mancherebbe. Era solo per facilitare l'imputato questa proposta da parte del tribunale. Per facilitarlo, se ritieni di procedere avvalendosi di appunti, prego. Dopo la cena, alcune volte le mie ospiti organizzavano nel teatro della residenza degli spettacoli con musica e costumi, spettacoli che non avevano alcunché di volgare e scandaloso. E a proposito della dizione bunga bunga, questa espressione nasce da una vecchia battuta che ho ripetuto più volte prima dei fatti contestati ed è stata riportata doviziosamente dalla stampa. Altre volte, nella discoteca che era stata dei miei figli, si ballava, io però non ho mai partecipato a nessun ballo per un vecchio fioretto di gioventù, ed accadeva quello che si può vedere in qualsiasi locale aperto al pubblico di ogni età. Posso quindi escludere con un'assoluta tranquillità che si siano mai svolte scene di natura sessuale. Tra l'altro, tutto avveniva alla presenza di camerieri, di musicisti, di personale di sicurezza, di tecnici, di ospiti di una sola serata e a volte con l'intervento dei miei figli che venivano a salutarmi. È quindi evidente che non avevo alcun interesse a chiedere alla questura comportamenti diversi da quelli previsti dalla legge, tanto che non ho svolto mai alcuna pressione nei confronti del funzionario della questura che ho avuto al telefono e al quale, come da lui stesso qui affermato, mi sono limitato a dare e a chiedere una semplice informazione. Ma al di là dei dati oggettivi processuali, vi è una considerazione preliminare che è assorbente. Ipotizzare che volessi mantenere segreto lo svolgimento di quelle serate è palesemente risibile. Basta leggere i giornali antecedenti al 27 maggio 2010 per comprendere che la mia vita privata sia stata sempre oggetto di una spasmodica e direi quasi maniacale attenzione mediatica. Già tutto si era letto delle mie serate di Roma, delle mie cene a Villa Certosa in Sardegna, delle cene nella mia residenza di Arcore, con pubblicazione addirittura di libri, con la illegittima pubblicazione di intercettazioni ambientali, di intercettazioni telefoniche, di reportage fotografici sottratti alla mia privacy. Voglio anche ricordare che di fronte ai cancelli di tutte le mie residenze stazionavano permanentemente, oltre al presidio dei carabinieri, frotte di fotografi, frotte di cameraman e lo facevano giorno e notte. Se su queste cene dunque, sulle mie frequentazioni e sui miei ospiti si è parlato, si è scritto, si è disquisito largamente. Tutto ciò era già accaduto nel periodo anteriore al 27 maggio 2010, periodo durante il quale ho ricevuto nella massima trasparenza e senza alcuna segretezza degli ospiti nelle mie residenze. Parimenti, nel periodo successivo e anche dopo che era emerso sui giornali questo caso, il cosiddetto caso Ruby, io ho continuato a condurre come al solito
la mia vita di relazione. Tanto ero tranquillo del contenuto di queste serate che mai ho disposto controlli o perquisizioni sui miei ospiti. Mai ho chiesto ai miei ospiti di consegnare i telefonini per evitare registrazioni o fotografie, perché nulla di men che lecito poteva accadere. Tre, mai ho chiesto ai miei ospiti di tenere riservati gli accadimenti delle serate, perché non c'era nulla che potesse preoccuparmi e le stesse serate costituivano soltanto dei momenti di svago conviviale dopo intense settimane di lavoro. Ecco perché è fuori di ogni logica, di ogni ragionevolezza, collegare la mia telefonata del 27 maggio in questura al timore che Rubi potesse raccontare qualcosa di segreto, di scandaloso su queste serate. E del resto, se avessi avuto questa preoccupazione, mi sarei attivato anche la settimana successiva, il 27 maggio, quando ebbi notizia che Rubi stesse ancora per essere affidata a una comunità famiglia a Genova. Quindi voglio ricordare, come nei limiti del possibile, come ho conosciuto Karima El Barou, detta Rubi. Qualche mese prima dei fatti accaduti il 27 maggio, Rubi era intervenuta ad una cena presso la mia residenza in Arcore. Non ricordo con chi venne questa prima volta, forse con Lele Mora. È da tenere presente che proprio perché durante queste serate io non avevo nulla da nascondere, accadeva spesso che i miei ospiti si facessero accompagnare da qualche amico e da qualche amica e bastava una loro telefonata di preavviso alla mia segreteria. In quell'occasione, in occasione di questa sua prima cena, Rubi attirò su di sé l'attenzione e anche l'interesse di tutti i commensali raccontando la sua storia. Ci disse di essere di nazionalità egiziana, figlia di una famosa cantante anch'essa egiziana, appartenente ad una importante famiglia imparentata col presidente Mubarak. Ci fece vedere un video con questa cantante che effettivamente aveva qualche somiglianza con lei e ricordo che tali circostanze Rubi le ha ribadite sempre in tutte le occasioni in cui venne da me a cena. Ci raccontò di essere stata buttata fuori casa dal padre che la aveva anche picchiata, ci fece vedere una vasta cicatrice sul campo che disse procuratore del padre con un getto di olio bollente, il tutto ci disse a causa della sua decisione di convertirsi alla religione cattolica. Ci narrò di molte sue tristi peripezie e infine ci raccontò di essere arrivata a Milano un mese prima e di essere stata ospitata da un'amica. Una sera dopo un litigio con questa amica, l'amica le chiuse la porta in faccia e le fece trovare le sue valigie fuori dalla porta. Ci raccontò di essere uscita sulla strada, di essere rimasta seduta 3 ore sul marciapiede sotto la pioggia piangendo e di essere senza un soldo, di non sapere cosa fare. Finalmente un taxi si fermò, il conducente ne discese e le chiese se avesse bisogno di aiuto. Lei piangendo gli raccontò di non sapere dove andare a dormire e di essere senza soldi. Lui si commosse, la portò a casa sua e si comportò davvero gentiluomo. Nei giorni seguenti le trovò un lavoro da cameriera nel ristorante di un suo conoscente. Lei iniziò a lavorare in questo ristorante, ma il proprietario non le dava pace, la tormentava e voleva avere rapporti intimi con lei. Questa era la storia che lei ci rappresentò piangendo e facendo commuovere molti tra i miei ospiti. Io le offrii subito un aiuto economico per il suo sostentamento e per trovare una casa in affitto e le assicurai di poter contare sul mio interessamento e sul mio aiuto. Fece conoscenza con alcune delle mie ospiti ed in seguito intervenne con loro ad altre cene a casa mia. Io non l'ho mai invitata direttamente, la invitavano queste altre ospiti di cui ormai lei era diventata conoscente. Durante queste occasioni mi raccontò di avere l'opportunità di entrare socia in un centro estetico di una sua amica in Via della Spiga a Milano. Mi mostrò un lungo elenco di laser e di apparecchiature che le avrebbero consentito di diventare socia al 50% di questa sua amica. Il costo delle apparecchiature era di 57.000 euro. Mi chiese se potevo farle un prestito, assicurandomi che con gli utili della sua attività mi avrebbe restituito l'intera somma.
Io la inviai dal mio amministratore Ragioni Spinelli, che le consegnò quanto richiesto, e lo feci convinto che questo fosse il mezzo per consentirle una vita decorosa senza dover subire accadimenti quelli che lei ci aveva narrato. Cioè feci proprio il contrario di quello di cui vengo paradossalmente accusato. Desidero anche ricordare che tutti avevamo l'assoluto convincimento che Ruby fosse maggiorenne, sia perché lei aveva detto a tutti di avere 24 anni, sia per il suo modo di esprimere che era proprio di una ragazza matura, sia per il suo aspetto fisico che non corrispondeva assolutamente a quello di una minorenne, sia perché poi successivamente a questa richiesta mai avrei pensato che una minorenne potesse intraprendere una attività come quella che io le avevo finanziato. Ed è inutile dire che io non ho avuto alcun tipo di rapporto intimo con lei e che durante la sua permanenza alle cene non vi sono mai stati accadimenti di natura men che lecita. È anche per questo che qualsiasi ricostruzione tesa a ipotizzare che successivamente al 27 di maggio io avessi offerto del denaro a Ruby perché non raccontasse cosa fosse accaduto durante quelle serate è palesemente priva di fondamento. Infatti, come risulta dagli atti, Ruby aveva già reso amplissime dichiarazioni di totale e pura fantasia, alcune delle quali certamente a me non favorevoli, almeno sotto l'aspetto mediatico. Devo quindi ritenere che quando Ruby, in qualche conversazione telefonica, aveva fatto riferimento a somme di denaro che pensava di poter ottenere da me, si trattasse di sue fantasie prive di qualsiasi aggancio fattuale, o verosimilmente si trattasse di propositi che qualcuno potrebbe averle suggerito per ottenere dei vantaggi economici e magari per trattenere per sé una parte di questi vantaggi. L'unico timore che io avrei quindi potuto avere in questa vicenda non è già che Ruby raccontasse il vero, ma che Ruby o chi per lei si inventasse cose non vere che sarebbero state certamente utilizzate contro di me. Ripetendomi, posso confermare ancora una volta che non mai ho avuto rapporti intimi di qualsiasi tipo con Ruby, della cui minore età comunque non ero assolutamente a conoscenza, essendo anzi convinto che avesse 24 anni, così come da lei stessa sempre dichiarato. E ancora, che mai ho avuto preoccupazione alcuna che si potessero inventare e narrare da parte dei miei ospiti degli accadimenti indecenti occorsi durante le serate che si svolgevano presso le mie abitazioni. Venendo ai fatti del 27 maggio 2010, cercherò, nel limite dei miei ricordi, di offrirvi elementi utili per la ricostruzione dell'accaduto, anche se obiettivamente si trattava di un episodio marginale rispetto alle mie molteplici incombenze e attività da Presidente del Consiglio. Devo ricordare innanzitutto che quel giorno, il 27 marzo appunto, presiedetti a Parigi una importante riunione dell'OCSE cui partecipavano oltre 50 Stati. Ero partito quella stessa mattina da Roma con l'onorevole Valentino Valentini, con i miei consiglieri diplomatici e con il personale addetto alla mia sicurezza. Nel corso della serata ricevetti alcune chiamate riguardanti la vicenda che è oggetto di questo processo. Il cellulare a cui pervennero queste chiamate era tenuto dal mio capo scorta o dal mio staff. Dagli atti dei processi ho poi rilevato che il telefonino aveva ricevuto una chiamata di tale Michel Consensau. Io non ricordo di aver mai parlato con questa Consensau. Ricordo invece la telefonata della signora Miriam Loddo, che mi comunicava che Ruby le aveva telefonato in lacrime per dirle che si trovava alla questura di Milano, dove era stata accompagnata e trattenuta perché accusata di un furto e trovata sprovvista di documenti. A questo punto è opportuno specificare la ragione per la quale, quando l'onorevole Valentini, essendomi vicino ed avendo ascoltato la telefonata con la Loddo, mi chiese se volevo contattasse lui la questura di Milano. Risposi affermativamente perché ritenevo, oltre alla mia propensione ad aiutare una persona in difficoltà,
che da quella circostanza sarebbero potute derivare delle implicazioni diplomatiche negative. Però bisogna contestualizzare la vicenda nel periodo in cui effettivamente accade. Come immagino, voi ricorderete che nella prima parte del 2010 era accaduto un grande incidente internazionale tra la Confederazione Elvetica e la Libia, un incidente che aveva attirato ampiamente l'attenzione di tutta la stampa occidentale. Uno dei figli di Gheddafi, Hannibal, a seguito di una denuncia per violenze, era stato arrestato in Svizzera. Il leader libico, per ritorsione, aveva congelato tutte le attività svizzere in Libia, aveva ritirato il visto a tutti i cittadini svizzeri e aveva trattenuto, sempre per ritorsione, sul proprio territorio dei cittadini elvetici a cui venne impedito di ripartire. Ebbene, il giorno 27 marzo del 2010, qualche mese prima rispetto al 27 di maggio, si tenne a Sirtere il vertice della Lega Araba e io fui invitato a questo vertice proprio come ospite d'onore. In quella circostanza, dopo una lunga trattativa con Gheddafi, conseguì un successo importante ottenendo la revoca dei provvedimenti contro i cittadini svizzeri in tema di visti. Però non ero riuscito invece a risolvere il divieto di rientro in patria dei due più importanti uomini di affari svizzeri. Mi occupavo di questa situazione perché la Confederazione Svizzera, al corrente dei miei rapporti con la Libia, mi aveva espressamente chiesto se potessi intervenire sul colonnello Gheddafi al fine di ottenere la loro liberazione. Io l'avevo fatto con diversi interventi nei mesi successivi e finalmente, dopo il 27 di maggio, qualche giorno dopo, il 13 giugno del 2010, appunto 16 giorni dopo il 27 di maggio, riuscii a risolvere il problema di cui mi ero interessato per tutto il periodo quasi quotidianamente. Il 13 giugno successivo, infatti, si svolse a Tripoli un summit dell'Unione Africana, a cui partecipavano anche i vertici dell'Unione Europea e i leader di alcuni stati europei. Gheddafi, nonostante ci fossero molte presenze, volle pranzare da solo con me in una sala riservata e durante il pranzo, nonostante le mie insistenze, mi confermò che l'ultimo uomo d'affari svizzera trattenuto in Libia, Max Goldi, sarebbe stato trattenuto ancora in Libia in seguito alla sua condanna a 4 mesi di carcere. Alla fine del pranzo io chiesi a Gheddafi, che era molto in amicizia con me, quale sarebbe stato il menù per la cena. Mi guastò stupito e io gli comunicai che sarei rimasto in Libia suo ospite fino a quando non avesse rilasciato anche l'ultimo cittadino svizzero. Rise di questa mia insistenza, sembrò non prendere sul serio la mia minaccia e mi ricordò ancora che questo signore doveva attendere il risultato del ricorso presso l'Alta Corte di Appello libica. Io non mi detti per vinto e continuai a confermargli che comunque sarei rimasto suo ospite. Se ne andò scuotendo la testa ma ridendo. Qualche ora più tardi mi fece comunicare dal suo segretario particolare che Max Goldi era stato messo su un aereo per la Svizzera perché testualmente la Libia non poteva permettersi il lusso di mantenere oltre a lui anche il presidente italiano. Credo che questo sia stato un grande successo e poi quella sera, per inciso, portai a termine anche un'altra mediazione con Gheddafi e ottenni il rilascio di 3 pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati qualche giorno prima dalle autorità libiche nelle loro acque territoriali. L'incidente internazionale originato dall'arresto del figlio di Gheddafi mi aveva quindi occupato a lungo e quando mi fu comunicato che Rubi, egiziano e parente di Mubarak, si trovava in questura, mi venne spontaneo paragonare questa circostanza proprio alla vicenda del figlio di Gheddafi e immaginai subito che tale situazione avrebbe potuto creare un incidente diplomatico con Mubarak, essendo io convinto che Rubi facesse parte della sua cerchia familiare. Infatti, nel corso del vertice italo-egiziano che si era tenuto appena 8 giorni prima del 27 maggio,
cioè il 19 maggio 2010 a Roma, a Villa Madama, durante il pranzo, terminata la parte ufficiale dei negoziati, avevo chiesto notizie di questa Rupi allo stesso presidente Mubarak, raccontandogli di come l'avevo conosciuto e della sua storia, convinto com'era che fosse una sua parente. Alla mia domanda se conoscesse la madre di Rupi, la risposta fu affermativa, mi disse che si trattava di una famosa cantante che effettivamente faceva parte della sua cerchia familiare, ma che lui non era a conoscenza del fatto che avesse una figlia messa fuori casa per problemi di religione. L'argomento Rupi occupò la conversazione di fronte ai molti commensali per diverso tempo. Mubarak alla fine mi assicurò che si sarebbe informato e che mi avrebbe fatto sapere. Rimasi quindi nel convincimento che Rupi potesse avere davvero un legame parentale con il presidente egiziano. Lei era stata decisissima nel dirci di questa cosa. Per questo, quando l'onorevole Valentini, la sera di 8 giorni dopo, a Parigi, 27 di maggio, mi chiese se fosse il caso di assumere informazioni presso la Questura di Milano, gli risposi affermativamente. Come ho già ricordato, voglio insistere su questo particolare perché è importante, mi venne spontaneo paragonare la circostanza del fatto che Rupi fosse trattenuto in questura proprio come nella vicenda di cui mi stavo occupando, cioè del figlio di Gheddafi, che era stato trattenuto in questura dagli svizzeri, e immaginai subito che tale situazione avrebbe potuto creare un incidente diplomatico con Mubarak, che avrebbe potuto dirmi: ma come? Tu, Presidente del Consiglio italiano, mi hai parlato proprio tu di questa ragazza come di una mia parente e permetti che questa mia parente sia oltraggiata in casa tua, nel tuo paese. Mubarak non sapeva evidentemente quali fossero i poteri del Presidente del Consiglio secondo la nostra Costituzione, quasi nessuno, e non era certo Gheddafi, ma era pur sempre un autocrate, e avrebbe compreso con molta difficoltà che un premier che gli aveva egli stesso parlato di una ragazza descrivendola come suo parente avesse potuto permettere uno sgarbo, un'offesa così grande ad un suo caro amico e collega. Io conoscevo Mubarak da oltre 20 anni. Tornando alla notte del 27 maggio, parlai con Nicole Minetti, che già aveva saputo da un'amica di quando stava accadendo a Rupi, che quindi confermò quanto mi era stato detto poco prima dalla signora Rodo. Poiché mi era stato riferito che si trattava anche di un problema di identificazione, essendo la ragazza sprovvista di documenti, ritenni utile alla Minetti, che aveva conosciuto bene Rupi alle mie cene, di recarsi in questura per agevolare tale identificazione. La decisione quindi di contattare la questura, l'ho già ricordato, fu suggerita dall'onorevole Valentini prima e poi dal capo scorta Ettore Storelli, il quale disse che avrebbe potuto assumere informazioni tramite un funzionario con cui si rapportava abitualmente per i nostri spostamenti. Io non sapevo chi fosse questo funzionario, né che ruolo ricoprisse nella questura di Milano, ma ero interessato a sapere se effettivamente vi fosse un problema per l'identificazione della ragazza. La telefonata con questo funzionario, il dottor Ostuni, fu una telefonata estremamente breve. Mi limitai a chiedergli se poteva confermare o meno che vi fossero problemi per l'identificazione di una giovane di nome Rupi, di cittadinanza egiziana, e gli dissi che mi risultava che questa giovane potesse avere dei rapporti di parentela con il presidente Mubarak. Dissi che per agevolare le operazioni di identificazione avevo pregato il consigliere regionale Minetti, che, ripeto, aveva personalmente conosciuto presso la mia residenza la stessa Rupi, di recarsi presso la questura. Questa mi sembrò una scelta logica, opportuna, direi doverosa, proprio per evitare, ripeto, un potenziale incidente diplomatico. Non dissi altro e non chiesi in alcun modo al dottor Ostuni di intervenire sulle procedure in corso. Ne avrei potuto farlo perché non ero a conoscenza di quello che stesse realmente accadendo nella questura. Dopo queste telefonate decollammo da Parigi e quando atterrammo a Roma, senza che vi fossero stati altri ulteriori contatti telefonici, e Storelli chiamò Ostuni, ecco questo
poi è uscito fuori anche dalle intercettazioni scritte, io non lo ricordavo, che gli disse che era ancora in corso l'identificazione della ragazza, ma che la situazione era in via di risoluzione. E a questo punto io non feci null'altro. Qualche tempo dopo, a Roma, Nicole Minetti mi chiamò per mettermi al corrente dell'evolversi della situazione in questura e mi raccontò che Ruby era stata identificata, che era risultata non essere egiziana, bensì di nazionalità marocchina e per di più minorenne. La notizia mi lasciò di stucco e mi resi finalmente conto che Ruby aveva mentito e che si era costruita una seconda diversa identità in sostituzione della sua condizione reale, che era una condizione davvero miserevole. Di conseguenza ritenni di non dovermi più interessare di lei da quel momento in poi, ma quanto al possibile incidente diplomatico che avevo temuto, tirai un bel sospiro di sollievo. Per concludere, l'episodio della mia telefonata in questura fu solo un episodio di natura conoscitiva, teso unicamente a dare e ad ottenere un'informazione, e la prova ne è che non ritenni di dover chiamare i responsabili istituzionali, né il questore di Milano né il prefetto, come sarebbe stato evidentemente agevole e naturale per il Presidente del Consiglio. Così come ne avevo ritenuto di chiamare il Ministro degli Esteri o l'ambasciatore egiziano, il nostro Ministro degli Esteri, o l'ambasciatore egiziano, prima di aver accertato quale fosse la situazione. È ovvio che allertare i canali diplomatici senza una previa verifica avrebbe potuto creare di per sé un inutile incidente. Devo altresì ricordare che io non avevo affatto chiesto che la ragazza venisse affidata alla Minetti, essendomi limitato a chiedere alla stessa Minetti di recarsi in questura unicamente per agevolare l'identificazione della ragazza. Il suo fido a una comunità famiglia mi era del tutto indifferente, e quando una settimana dopo Ruby fu fermata nuovamente dalla polizia e affidata ad una comunità famiglia di Genova, non ritenni quindi in alcun modo di fare degli interventi. Successivamente a tali fatti io non mi sono più occupato delle vicende della ragazza. Ho saputo però che il mio amministratore ragionier Spinelli le ebbe a consegnare successivamente, a seguito di continue reiterate insistenze, una somma di qualche migliaio di euro. Voglio infine ribadire che i miei rapporti con le ospiti alle mie cene erano basati sulla simpatia, sul cameratismo, sull'amicizia, sull'assoluto rispetto, e che non c'è mai stata alcuna dazione di denaro per ottenere rapporti intimi, lì e in tutta la mia vita. Devo anche affermare con forza che nessuna delle mie ospiti poteva essere classificata, per quanto a mia conoscenza, come escort, come invece poi accaduto sui media nazionali ed anche internazionali. Questo procedimento penale ha causato davvero dei danni assoluti all'immagine e alla vita di queste ragazze, che oggi hanno difficoltà a trovarsi un fidanzato, un lavoro, una casa in affitto. E questa è la parte più dolorosa di questo processo, che si è trasformato in una mostruosa operazione di diffamazione per me e per le mie ospiti. In realtà, io sempre, dico fortunatamente, ho avuto la capacità economica che mi ha consentito di aiutare delle persone con cui venissi in contatto e che si trovassero in difficoltà. Da quando ho iniziato questa operazione diffamatoria e sono sorte queste difficoltà per le mie ospiti, ho ridovuto di doverle aiutare poiché, lo ripeto, hanno avuto la vita e la carriera lavorativa rovinata dall'impatto mediatico di queste indagini. Per concludere, avrei qui preferito rendere interrogatorio anziché rendere queste dichiarazioni spontanee. Ma la storia di questi 20 anni di accuse che la Procura di Milano ha di continuo portato avanti nei miei confronti non mi ha consentito di seguire questa via. Sono infatti disponibile a farmi interrogare da chi ponga domande, essendo davvero interessato alle mie risposte. Si legge in queste settimane, perfino su alcuni giornali avversi alla mia parte politica,
che questo tribunale avrebbe già deciso per la mia condanna e questo renderebbe ovviamente inutili qualsiasi mia dichiarazione. Io non voglio credere che sia così e spero che queste illazioni siano smentite dai fatti. Se in un paese non ci fosse più la certezza dell'imparzialità dei giudici, questo paese sarebbe un paese incivile, un paese barbaro, un paese invivibile e non sarebbe nemmeno più una vera democrazia. Io credo invece che in Italia, paese che amo, il mio paese, il paese che tutti noi amiamo, debba esserci ancora e sempre la certezza sulla imparzialità dei giudici. Ed è per questo che, contro il parere di molti, ho deciso di rilasciare queste dichiarazioni spontanee, illustrando i fatti nella loro concreta realtà. Vi ringrazio. Grazie.